Ciao a TEDx Grosseto, mi chiamo Luca Nannini e sono nato e cresciuto in Maremma. Sono qui oggi per parlarvi di intelligenza artificiale, delle opportunità e dei rischi relativi a questa nuova rivoluzione. Vi vorrei innanzitutto invitare a riflettere su due domande apparentemente distaccate, ma il cui nesso diverrà sempre più importante nel nostro futuro. La prima, vorreste vivere in una società dove determinate scelte a riguardo della vostra educazione, carriera e salute vengano prese in modo automatizzato? Quali sarebbero le opportunità e i pericoli di una società volta in piena fede all'ottimizzazione? Ma soprattutto vi invito a riflettere su questa seconda domanda. Com'è possibile conoscere? Com'è possibile, in altre parole, acquisire e rielaborare delle informazioni? Non solo dal punto di vista psicologico, ma anche dal punto di vista linguistico e cognitivo. Partiamo da qui. Dell'oracolo che a Delfi, Eraclito, ne elencava tre peculiarità. Non nasconde, non parla, ma dà indizi. C'è una parola latina, il cui etimo si compone dal verbo fero, che significa portare, e se accostata al prefisso in, diviene portare in, portare attraverso, dare mostra. Inferenza è il termine che designa la selezione ed acquisizione di nuove informazioni a partire da dati indizi. Aristotele ne aveva definiti tre tipi: l'induzione, dove una regola è postulata a partire da un risultato ed un caso particolare; la deduzione, dove un risultato è postulato a partire da una regola e un caso; ed infine l'abduzione, dove è un caso ad essere postulato. In altre parole, dove si forma un'ipotesi. Charles Peirce, uno dei massimi filosofi americani contemporanei, nonché uno dei padri fondatori della semiotica, quella disciplina che studia i segni, studia i significati, aveva individuato proprio nell'inferenza abduttiva la possibilità di un atto interpretativo, in quanto è il primissimo passo della semiosi. La semiosi è l'atto di produzione del senso ed inizia, infatti, quando selezioniamo, formiamo ed avvaloriamo date ipotesi che non potevano essere spiegate seguendo delle regole strette, fossero di natura logica o analogica. Sono un dottorando in intelligenza artificiale, o meglio in explainable AI, intelligenza artificiale esplicabile. Ma direte voi, che cos'è l'intelligenza artificiale? Beh, potremmo descriverla come quell'abilità di alcune macchine, di alcuni software, di poter imparare. Ma imparare non proprio nell'accezione alla cognizione umana, ecco. Imparare a partire da dei dati che gli vengono forniti, e da questi dati sono estratte correlazioni che permettono di classificare, rappresentare e prevedere determinate tendenze. Una rivoluzione è in atto e si basa sui dati che continuamente produciamo. Mai prima nella storia umana abbiamo avuto la possibilità di costruire sistemi che massimizzano rendimenti logistici, consigliano e anticipano le nostre abitudini di consumo, diagnosticano patologie meglio dei nostri dottori o persino donano nuovamente la parola, la possibilità di muoversi a chi era affetto da disabilità. Faccio parte di un progetto della Commissione europea volto a formare ricercatori e metodologie per esplicare come l'intelligenza artificiale elabori e articoli queste decisioni. In quanto oggi queste macchine, questi modelli sono talvolta difficilmente interpretabili, persino agli addetti ai lavori. E con l'impiego sempre più massiccio di tecnologie di IA, di intelligenza artificiale, le opportunità, ma anche i rischi, cui questa riserva, stanno crescendo in modo esponenziale. Per questa ragione, nel 2019, l'Unione Europea si è data delle linee guida per sviluppare modelli di IA che siano etici. Per meglio dire, che non arrechino danno ai cittadini, utilizzandone i dati in modo sicuro, imparziale e trasparente. Questa politica si inserisce nella corsa globale all'IA,
e trova come altri grandi attori comprimari appunto gli Stati Uniti e la Cina. Parlando di Cina, parlando di accessibilità e di intelligenza artificiale, in alcune province della Cina è in atto un esperimento ormai da anni da parte del governo che si pianifica essere espansa a tutta la nazione entro la fine del 2020 e è un piano per lo sviluppo di un sistema di credito sociale. Questo credito riflette il comportamento e il background socio-economico di ogni singolo cittadino e viene elaborato attraverso tecnologie di IA. Ad esempio, se il cittadino non attraversa la strada sulle strisce o non rispetta pagamenti di tasse, dei software riconosceranno la miscondotta e dunque ne abbasseranno il credito di rispettibilità, rendendo quindi per lui più difficile accedere a prestiti, opportunità educative, a lavorative e pagando maggiormente alcuni servizi. Il fatto davvero interessante è però che l'architettura, il software di IA che decide come ponderare questi crediti, oltre che essere presumibilmente davvero complesso, non è accessibile, non può essere di pubblico dominio, quindi non possiamo valutare se sia imparziale, se possa commettere degli errori decisionali e se sia manipolabile internamente. Gli Stati Uniti se la cavano decisamente meglio in fatto di trasparenza, con grandi aziende tecnologiche quali Google, Facebook, Amazon e molte altre che si stanno dando delle linee guida sul piano etico, ma talvolta è ribaltata le cronache come l'utilizzo di queste tecnologie in uso alle forze di polizia o compagnie private si sia rivelato discriminatorio verso certi campioni etnici e verso certe identità di genere. Questi errori di valutazione prendono nome di bias e letteralmente tradotti significano pregiudizi. E possono essere dovuti all'inaccuratezza di alcuni parametri della macchina o più spesso alla qualità dei dati forniti. Direte voi, qui casca l'asino. Sì, c'è un detto che recita: le macchine, o perlomeno la macchina, ha un solo difetto: fa esattamente ciò che gli viene richiesto. I modelli di IA non hanno infatti una concezione di cosa sia il diritto legale, di che cosa sia l'etica, di che cosa sia la sfera psicologica umana o cosa sia di per sé un essere umano. Judea Pearl, uno dei padrini dell'intelligenza artificiale moderna, nonché tra i massimi esperti di reti neurali, quelle architetture che soggiacciono a moltissimi modelli di apprendimento automatico, ha più volte insistito nel corso della sua carriera su come l'intelligenza artificiale ad oggi non sia reale intelligenza. L'IA non è intelligente. Perché? Perché non possiede l'abilità di ragionare sui rapporti causa-effetto in modo abduttivo, ossia creando delle ipotesi che giustificano causalmente determinate correlazioni presenti a posteriori nei dati forniti. In parole povere, le macchine non possono ragionare come la mente umana, né tantomeno imparare come bambini. Diversi studiosi da diversi ambiti, umanistici, psicologici, informatici, si stanno ora concentrando insieme nella creazione di modelli di AGI, di Artificial General Intelligence, di intelligenze artificiali generali che possano competere, se non sorpassare nel prossimo futuro, le nostre abilità cognitive e mnemoniche. Non è un obiettivo raggiungibile nel breve termine. Perché per emulare la mente umana serviranno modelli capaci di integrare in una mappa composizionale domini differenti, tra il riconoscimento visuale, la coordinazione motoria, i fondamenti delle leggi fisiche, geometriche, delle leggi cognitive, quali ad esempio la percezione, l'attenzione, le analogie simboliche, i frame semantici, arrivando persino a dover includere delle fondamenti psicologici, quali per esempio la empatia e la mentalizzazione, la capacità di capire gli stati mentali e le intenzioni altrui. Ma anche qualora un domani ottenessimo delle macchine capaci di ragionare come noi, insieme a noi, davvero ne avremo bisogno? Non correremo rischi ancora più grandi di quelli che ad oggi fronteggiamo? Dati che talvolta si dimostrano inaccurati, modelli che non possiamo interpretare o ancora peggio possono essere impiegati senza il nostro consenso al fine di in qualche modo ecco, manipolare le nostre scelte di consumo, sorvegliarci.
La faccenda è senz'altro insidiosa e tutt'altro che semplice, specialmente perché è stato recentemente definito un nuovo tipo di bias. E questo bias, questo pregiudizio, non appartiene alle macchine, appartiene a noi. L'automation bias disegna infatti la tendenza che abbiamo a considerare più attendibili le informazioni fornite da una macchina rispetto a quelle di un essere umano. C'è un altro motto che mi sta particolarmente a cuore, e è un motto latino e rappresenta anche la Royal Societies. La Royal Societies è la più importante accademia di scienze inglese. E il motto recita: Nullius in verba. Parafrasando, potremmo tradurlo con: non prendere mai la parola di nessuno per garantita. Sii sempre scettico. Conduce esperimenti in cui ricorda come la finalità di ogni investigazione filosofica non sia quella di conoscere cosa sia la virtù, ma bensì cosa voglia dire divenire buoni. Altrimenti ogni investigazione sarebbe di per sé inutile. L'intelligenza artificiale avrà un impatto sempre maggiore nelle nostre vite e tutti noi, sia come nazioni, come industrie, ma soprattutto come singoli cittadini, siamo oggi chiamati a continuamente ripensare il nostro rapporto con essa. L'intelligenza artificiale ci offrirà opportunità inedite, ma a patto che non la si consideri un deus ex machina sempre vero, quanto più uno strumento necessariamente democratico, accessibile, conoscibile e dunque falsificabile, sottoposto continuamente alla nostra convalida. Concludo con un aforisma di Umberto Eco. Il computer non è una macchina intelligente che aiuta le persone, ma anzi, è una macchina stupida che funziona solo nelle mani delle persone intelligenti.